Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto al numero 6. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, via che vi conduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedele ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se soltanto poteste sopportare un po' di follia da parte mia. Ma certo voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. Vi ho promessi infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi super apostoli. E se anche sono un profano nell'arte del parlare, non lo sono però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a voi. O forse commisi una colpa abbassando me stesso per esaltare voi quando vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio? Ho impoverito altre chiese, accettando il necessario per vivere, allo scopo di servire voi. E trovandomi presso di voi, e pur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio
e così farò in avvenire. Cristo mi è testimone. Nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acaia. Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Le opere delle mani sono verità e diritto. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie, misericordioso e pietoso è il Signore. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Alleluia. Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Nel Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che sei nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Gloria a te. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci propone la preghiera del Padre nostro, la preghiera di Gesù fatta al Padre con cuore fiducioso e umile. Una preghiera che siamo invitati a fare anche noi, con le stesse parole di Gesù, a riconoscerci figli di uno stesso Padre, fratelli fra di noi. Ascoltiamo il commento di San Francesco proprio a questa preghiera, alla preghiera del Padre nostro. O Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore, Consolatore e Salvatore nostro, che sei nei cieli, negli angeli e nei santi, e li illumini la conoscenza, perché tu, Signore, sei luce. Le infiammi all'amore
perché tu, Signore, sei amore. Sia santificato il tuo nome, si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, perché possiamo conoscere qual è l'ampiezza dei tuoi benefici, l'estensione delle tue promesse, la profondità dei tuoi giudizi. Venga il tuo regno, perché tu regni in noi per mezzo della grazia, e ci faccia giungere nel tuo regno, dove la visione di te è senza veli, l'amore di te è perfetto. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, affinché ti amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le nostre forze, affinché amiamo i nostri prossimi come noi stessi, attivando tutti secondo le nostre forze al tuo amore. Il nostro pane quotidiano, il tuo figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi, in memoria e comprensione dell'amore che Egli ebbe per noi e di tutto quello che per noi disse. E rimetti a noi i nostri debiti, per la tua ineffabile misericordia, per la potenza della passione del tuo figlio diletto, per i meriti e l'intercessione della Beatissima Vergine di tutti i tuoi eletti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E quello che noi non rimettiamo pienamente, tu, Signore, fa che pienamente perdoniamo, così che per amor tuo amiamo sinceramente i nemici e devotamente intercediamo per loro presso di te. E non ci abbandonare alla tentazione, nascosta o manifesta, improvvisa o persistente, ma liberaci dal male, passato, presente e futuro. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giovanni, Sante e Carmela, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo
la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sua parola, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Thank you.
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.